Il Radiorama con Aliens alle 8.07 di oggi, giovedì 9 maggio. Questo era il Crystal History di oggi, il Crystal History delle 8. Sapete, ogni ora, a ogni punto, così dicono quelli bravi, c'è un Crystal History, c'è una canzone del nostro passato, che di solito è quella che cantiamo più a squarciagola o che balliamo con più enfasi anche. Ma diamo il benvenuto, perché oggi è giovedì e parliamo di teatro, diamo il benvenuto alla nostra bellissima abitudine che ha il nome di Tamara Manleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio di Good Morning Milano. Allora, l'abitudine del teatro continua e questa settimana ci sono veramente tanti appuntamenti, quindi ho dovuto scegliere. Allora, in questo momento è in corso al Teatro Filodrammatici il festival Le Cite Visioni, un festival che tradizionalmente ormai da più di 10 anni si svolge al Teatro Filodrammatici. Siamo in centro, accanto alla Scala, quindi fermata metropolitana, Duomo, Cordusio, è facilmente raggiungibile. E Le Cite Visioni è un festival multidisciplinare e contemporaneo, formato da spettacoli di prosa, danza, performance, realizzati da compagnie italiane e straniere. Dall'anno scorso il festival è stato affidato a Michele Di Giacomo, che è un bravissimo attore, regista e drammaturgo, e chiaramente tutte le, diciamo così, le narrazioni all'interno di questo festival sono legate all'affermazione dei diritti delle battaglie LGBTQ, ma non solo, nel senso che è un festival che permette di attraversare i temi scelti dal festival in tutte le sue forme. Quest'anno il tema scelto è l'amore, e tu dirai, beh, l'amore però è un tema, diciamo così, che ritorna. Beh, però l'amore è, come ha detto lo stesso direttore del festival, è una forza che attraversa le esistenze in forme differenti. Quindi l'amore ci permette di guardare l'umano nella sua complessità, nella sua, diciamo così, in tutte le sue nature, in tutte le sue forme, e ci permette di entrare dentro dinamiche molto intime, molto personali, per poter arrivare a raccontare la verità delle sensazioni, delle emozioni in tutte le sue forme, senza filtri in qualche modo. Non posso chiaramente farvi tutto l'elenco dei tantissimi appuntamenti che riguardano questo festival, però ve ne voglio ricordare soltanto due. Uno, perché è coinvolto appunto il direttore del festival, perché Michele Di Giacomo con Angelo Di Genio, che è un altro bravissimo attore, stasera debutteranno con uno spettacolo in prima nazionale, nel senso che questo testo non è stato mai messo in scena, e sarà appunto da stasera fino a sabato 11 maggio Nascondevo ghiaccio sotto le mie ardenti carezze. È un progetto appunto originale, diciamo così, di Michele Di Giacomo e Angelo Di Genio, ed è veramente una storia molto interessante che riguarda anche la letteratura, perché coinvolge Émile Zola. Sta a voi poi scoprirlo in che modo e come. E poi sempre stasera ci sarà un appuntamento, secondo me, da non perdere, perché ritornano in scena con un loro classico, diciamo così, Amagaia Marchioro e Roberta Lidia De Stefano, che tornano in scena questa sera con La metafisica dell'amore, che è un spettacolo che le ha portate al successo come duo, e che poi le ha portate ad una carriera, diciamo così, singola, personale, e tornano dopo appunto 10 anni con questo loro classico. Poi veramente ci sono tantissimi appuntamenti fino a domenica 12 maggio, quindi veramente da seguire. Quindi Teatro Filodrammatici, Metropolitana Rossa, fermata Duomo o Cordusio. Poi ci però, bello pregno come sì, impegno. Molto. Cioè, devo dirvi che anche nei giorni precedenti, perché il festival è partito martedì, veramente però, molto pregno. E poi, vabbè, questo voglio sempre ricordarlo, un festival è composto veramente da tantissime persone. Per poter portare avanti un festival c'è la collaborazione di tutti, e in questo caso io voglio ringraziare Marta Pedroli, perché si occupa della comunicazione, e comunicare un festival non è facile nelle sue varie forme e nelle sue varie forme di comunicazione, quindi anche l'impegno che ci mettono per arrivare al risultato è importante. Poi ci spostiamo perché domani sera c'è un appuntamento imperdibile in un posto di cui vi ho già parlato, che si chiama Apre Q, si trova in Porta Romana, quindi raggiungibile con la metropolitana
gialla, e quindi in zona, diciamo così, centrale, proprio accanto, insomma, come zona vicino al Teatro Franco Parenti. Aprecu è un luogo dove appunto si può cibare il corpo, ma si ciba soprattutto la mente, perché è una zona di proscenio molto bella in cui Laura Tassi si occupa della parte del teatro, e domani sera ci sarà Alice Francesca Redini, che è un'attrice spettacolare, che io ho conosciuto in molti spettacoli di prosa, ma adesso lei si sta dedicando anche alla stand-up, quindi la trovate anche all'area Zelig, insomma, in molti appuntamenti di stand-up. E domani sera invece porta un monologo Emma Goldman e io. Molti di noi, io stessa, non conosceva Emma Goldman, che è una attivista anarchica, che ha la sua, diciamo così, frase di riferimento è: se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. E allora ci si chiede: qual è la nostra rivoluzione? E quindi Alice Francesca Redini, col suo piglio ironico e divertente, ci porta in un'analisi profonda sul senso della rivoluzione. Quindi Aprecu, Via della Braida, zona Porta Romana, quindi metropolitana gialla, facilmente raggiungibile, ma anche col 9, insomma, ci sono molti mezzi che raggiungono questa zona. Poi, per chiudere, ci spostiamo leggermente, perché andiamo a Monza, al Teatro Binario 7, che è un presidio culturale della zona di Monza, e in questo caso vi parlo di una compagnia che mi sta molto a cuore perché la seguo dalla sua nascita, che è Compagnia Caterpillar, che porta in scena uno spettacolo molto interessante, si chiama Piena come un uovo, la loro nuova produzione. Si parla del rapporto con il cibo, di quanto è sano o di quanto è influenzato dalla società, il nostro rapporto con il cibo, soprattutto, ma non solo, in relazione alla donna, quindi quanto la donna è soggetta poi a delle riflessioni appunto sul cibo e su quello che il cibo ha come riferimento rispetto a se stesso e al proprio corpo. Sono quattro ragazze che raccontano appunto il proprio rapporto con il cibo. Sono quattro donne molto diverse fra loro, che hanno un rapporto molto diverso fra loro con il cibo, e a volte ne sono, diciamo, schiave, inconsapevoli, o ne sono fruitrici in maniera passiva, o anche attiva, ma soggette a influenze, diciamo così, esterne. Quindi, come sempre, la compagnia Caterpillar lo fa con grande leggerezza, lo fa con grande ironia, però va in profondità. In questo caso il testo non è loro, perché di solito loro portano dei testi originali, cioè testi scritti da loro. Sì. In questo caso invece è per la prima volta portano il testo di un'autrice statunitense, che si chiama, aspetta che me lo ritrovo, che si chiama Lisa Lampanelli, che per la prima volta viene rappresentata in Italia con la traduzione di un'autrice molto famosa in ambito teatrale, che è Monica Capuani. Quindi vi dico soltanto: in scena ci sono Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Ilaria Longo e Valentina Sicchetti, guidati dalla regia di Luigi Aquilino e Eugenio De Fea. Quindi davvero uno spettacolo che secondo me parla a tutti e tutte, e ci permette di fermarci e pensare anche al nostro rapporto con il cibo e a quanto veniamo influenzati da ciò che ci circonda. Quindi tre appuntamenti diversi, in tre zone molto diverse. Abbiamo coperto tutta la città, brava Tamara, sai che questo mi piace sempre, che riusciamo a far diventare l'abitudine del teatro anche un tour intorno alla nostra città, così che chiunque, così non ci sono più scuse per non andare, perché dice, ma sai, è Esatto. lontano, no, perché noi ti diciamo quello vicino a casa tua, tu l'altro puoi dire che è lontano, ma quell'altro invece è vicino a casa tua, quindi Ma brava, ci brava. si può anche spostare, perché poi alla fine, insomma, a Milano ci si sposta anche facilmente, Un quindi attimo, si può infatti. raggiungere molte zone di Milano. Tamara, grazie. Allora, grazie dei tuoi Grazie consigli, grazie delle tue indicazioni. Ricordaci anche dove possiamo seguirti, però, dove possiamo approfondire questa abitudine insieme a te. Fabio, come sempre. Allora, l'appuntamento con Teatro Mania è il venerdì alle 16:40 fino alle 18 su Milanao, canale 191 del digitale, in streaming su www.mediapason.it/milanao, o il lunedì su Antenna 3, canale 11, sì, canale 11, alle 23:30, e trovate un po', diciamo, il riassunto della puntata del venerdì. Ah, Quindi ecco. appuntamenti per dialogare insieme e per parlare sempre di teatro e non solo.
Ecco, non solo il teatro, appunto, brava Tamara che lo dici, ma soprattutto non è solo Tamara, cioè Tamara ha sempre degli ospiti Oh, pazzeschi, andiamo a esatto. Io conoscere. sono soltanto un ponte per arrivare invece a chi veramente ha, insomma, ai protagonisti del teatro, della letteratura e di ciò che avviene a Milano e non solo. Ah, sei il nostro Virgilio all'interno del paradiso Non del teatro, esageriamo, no? diciamo così, Va bene, no? ci abbassiamo un pochino perché Però non mi c'è la sembra. Caronte, potremmo scegliere quello anche volendo. Beh, però Caronte ti porta poi in un mondo un Appunto, po'. appunto, quindi decidi tu cosa, chi volevi essere dei due. Va bene, dai. Grazie O Fabio, potresti anche grazie. semplicemente, se no, essere il Google Maps Google Maps mi del nostro piace. teatro. Va bene, ok. Una volta avevamo detto il, come si chiamava, Tom Tom. Pensate, non si usa più. No, Basta, esatto, ormai si superato. superata. Se dico una frase del genere, molti non la capirebbero. Pensa, dire, ah, il nostro Tom Io Tom sì, dice, però. boh, cos'è? E infatti, no, ma noi sappiamo di cosa stiamo parlando. Bene, Tamara, dai, grazie mille. Allora, buona settimana, buon lavoro, buon weekend, buon tutto. Ci vediamo davvero nella prossima, giovedì prossimo, ancora dell'abitudine. Allora, va bene? Certo, buona settimana anche a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Grazie mille. Grazie mille, Tamara Malleo, l'abitudine del teatro.